a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Aaron e oggi siamo in macchina diretti all'Aquila Centro per andare ad una manifestazione sulle tracce del drago. Una manifestazione fantasy medieval dove potremmo vedere cosplayer, dove ci saranno gare di cosplayer, dove potremmo giocare anche a Hearthstone, a League of Legends, a Starcraft 2, dove ci saranno anche tornei di Dota 2. Per il secondo anno nel calendario della perdonanza celestiniana e giunto alla sua settima edizione, torna Sulle tracce del drago. L'evento spettacolo dedicato all'universo fantastico, ai giochi di ruolo, al fumetto, nato negli anni 90 da un'idea di Salvatore Sant'Angelo. La manifestazione, organizzata dall'Aquila che rinasce da Startup L'Aquila, partirà il prossimo 19 agosto. Tante le iniziative ludiche e musicali in programma tra l'auditorium di Renzo Piano e il Parco del Castello. In particolare il 19 si esibiranno Serena Rampini e le Green Clouds, con le loro atmosfere celtiche. Il 20 sarà la volta di una jam session di band abruzzesi. Il 21, dopo il cosplay contest, per la prima volta all'Aquila ci sarà Giorgio Vanni, famoso interprete di tante colonne sonore dei cartoni animati degli anni 90. Il sentimento che sta dietro tutto questo evento è sicuramente la partecipazione. Ci sono a corollario una serie di associazioni, soprattutto composte da ragazzi. Il comitato organizzatore ha un'età media al di sotto dei 30 anni, che si ha curato nel dettaglio proprio il programma e tutti gli eventi che ci saranno, sia di intrattenimento che proprio con tematiche specifiche a fantasy e games. La Tre Giorni sarà inoltre arricchita da mostre e seminari sull'affascinante mondo del fantasy e, novità assoluta dell'edizione 2016, sarà il villaggio dedicato allo street food,